No, non è stata solo cattiveria perché credo che l'Avellino abbia fatto un primo tempo importante, dove ha messo alle corde la Ternana che veniva da diversi risultati positivi. Poi è normale che il secondo tempo, nel turno infrasettimanale, cambiando poco, potrei pagare un po' di stanchezza e qualche errore tecnico non ci ha fatto guadagnare campo e rifiatare un attimo, ma anche il fatto di non chiudere la partita nel secondo tempo, che potevi in un paio di occasioni chiudere la partita poi, e gestirla meglio. Questo è l'unico rammarico che abbiamo. Mister, il primo tempo veramente, insomma, che ha bombardato l'Avellino praticamente 9 conclusioni, non le aveva mai fatte in una partita sola, le ha fatte in 45 minuti. Sintomo che chiaramente c'era molta voglia di offendere, di fare, c'era molta rabbia, il piglio giusto praticamente. Sì, c'era molta rabbia, voglia di riscatto, voglia di fare la partita, voglia di iniziare subito dal primo minuto a mettere sotto la Ternana e i ragazzi l'hanno fatto. E anche oggi hanno dimostrato di tenerci tanto alla maglia, perché voglio, non è facile sempre rialzarsi. La cosa che ho detto a fine partita è che non bisogna cadere più, la discontinuità bisogna interromperla. Stasera, insomma, l'Avellino ha cambiato, almeno per quello che mi riguarda, la mia impressione, può darsi che sia sbagliato, ha cambiato parecchie volte pelle, nel senso che è passato a volte con un 4-3-2-1, poi in fase di ripiegamento con un 4-5-1. Ho visto bene la partita? No, era che l'ASIC doveva fare due scalate su Bacinovic e sul difensore centrale, quindi sembrava che diventasse un 4-3-2-1, però poi alla fine è sempre un 4-3-3, un po' sfalsato, però la cosa che non abbiamo fatto a Novara con i centrocampisti, con D'Angelo e con l'ASIC, di alzarsi e non far giocare i difensori centrali, oggi l'abbiamo fatto benissimo. Sì. Sì, sì. Allora, sulla sostanza di Lasic non l'ho vista, però ero convinto che avrebbe fatto una grande prestazione perché il ragazzo subito dopo la partita in treno, detto mister, ho fatto una partita indecorosa, non so che mi è successo, quindi quando già un calciatore fa un'autocritica così pesante vuol dire che ha voglia di riscatto. Sui due volti, ripeto, già da oggi ho detto ai ragazzi bisogna pensare alla spalla, se vogliamo interrompere questa discontinuità. È lo stesso atteggiamento che abbiamo in casa lo dobbiamo avere fuori casa, rischiando qualcosa, avendo più coraggio, avendo più personalità, come lo dimostriamo in casa. Buonasera. Dei due volti, che cosa bisogna fare per vedere sempre l'Avellino così tranquillo e sicuro di sé? Credici in quello che fai, quello che hai fatto con lo Spezia, perché credo anche con lo Spezia si è visto un Avellino equilibrato, propositivo, che ha creato, ha voluto mettere sotto lo Spezia, una squadra importante. È un aspetto mentale che bisogna invertirlo. Noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento sia in casa che fuori casa, propositivi, coraggiosi, aggressivi, rabbiosi come oggi, come se fosse, vieni sempre da una sconfitta. Non pensare quella alla partita precedente che possa servire a quella successiva. Ma non la guardiamo, come non l'abbiamo guardata prima di questa partita, non la guardiamo, dobbiamo guardare partita dopo partita. E da stasera bisogna pensare alla spalla perché ci aspetta una partita, un'altra partita difficile, dove noi vogliamo invertire assolutamente il trend negativo fuori casa. Sì, come sempre. Come sempre. No, io ho sentito il pubblico che ci ha sostenuto. Sì, ma l'ho detto sempre, sia in casa che fuori casa, i tifosi ci hanno sempre sostenuto, fino al 95esimo. Poi si può fischiare, si può applaudire in base al risultato, però durante i 95 minuti ci hanno sostenuto sempre. E li ringrazio. Mister, potrebbe cominciare un altro campionato, visto che la galleria si sta pure svuotando. Ma io spero che presto l'Avellino sia a pieno organico, per avere tutte le potenzialità. Per questo ho detto 2 settimane fa, vorrei che questa squadra fosse valutata a pieno organico, nelle migliori condizioni, perché anche Mogulu è
e Ardemagni avevano due allenamenti sulle gambe, Verde tre, Gigi aveva una settimana in più rispetto agli altri. Vorrei vedere la squadra a pieno organico e il potenziale che ha. Molina sta facendo, dovete parlare col dottore, sta facendo gli accertamenti a Roma, a Villa Stuart, e sapremo presto delle novità in questa settimana. Mister Castaldo non al top della condizione, però è sempre in campo per fargli dare la possibilità. Cioè, no, ma è sempre un calciatore che si sente. Che si sente, che i compagni lo sentono per personalità, per carisma. Anche lui deve crescere per condizione, perché ha 10 giorni di allenamento sulle gambe, c'è ancora questa infrazione che nei contrasti non si sta risparmiando, però è sempre una situazione limitante. Però Castaldo anche oggi ha dimostrato, ha fatto salire la squadra, ha dato qualità, ha dato movimento, ha dato personalità. Mister, vista la resa di questa difesa a 4, non c'è col senno di poi, non c'è una sorta di mea culpa da parte sua? Assolutamente no, farei tutte le scelte che ho fatto dall'inizio del ritiro fino ad oggi, perché poi il calcio è a posteriori è sempre facile da valutare. Io ho cercato di mettere sempre la migliore squadra e il miglior sistema di gioco che ritenevo al momento, e ripeto, voglio avere la rosa al completo, in piena efficienza, per vedere veramente il potenziale di questa squadra. Posto? Come? Io sono sempre sereno. Allora, a parte da partita che ho sbagliato contro Novara, mi sono sentito un po' all'inizio questa partita contro Ternara, ho deciso di esultare così con tutti i compagni vicini. Basta. Non è che ce l'hai con qualcuno, insomma, io ti ha litigato la settimana. No, con nessuno. Con nessuno. Con nessuno. Senti, 3 punti, c'è cioè un volo che vale sicuramente doppio, visto il momento difficile della squadra, contro una diretta concorrente per la salvezza. Quindi una vittoria che vi dà coraggio e vi rilancia, soprattutto vi prepara per Ferrara, visto che ormai insomma bisogna pensare al futuro. Sì, casa è terza vittoria consecutiva. Secondo me la cosa più importante è fare il risultato adesso fuori casa. Spero che dopo un risultato buono si sblocca e riusciamo a fare buoni risultati pure fuori. La condizione fisica viene da incidente piuttosto serio. Ecco, hai recuperato oppure forse la prestazione di Novara è dovuta alla brutta prestazione di Novara, dovuta al fatto che ancora non hai il ritmo partita? No, guardi, secondo me ho il ritmo giusto, no? Però è sempre calcio, no? Ci può stare una prestazione brutta, poi sbaglia un passaggio, sbaglia secondo, sbaglia terzo, poi la persona inizia a pensare questo con la testa, ho perso la testa, praticamente i piedi non facevano quello che dovevano, però penso che ho reagito in modi migliori e bisogna continuare in questi risultati, queste prestazioni, e non fare prestazioni contro Novara. Scusa Nasic, come ti sei trovato con i compagni di reparto di questa sera? E poi mi interesserebbe sapere se l'impiego che di te viene fatto in questa squadra risponde alle tue caratteristiche, alle tue peculiarità. Mi chiedi di essere impiegato nel miglior dei modi in base a quelle che sono le tue caratteristiche? Allora, io con i miei compagni mi trovo bene, pian piano ci stiamo conoscendo. E penso che dopo ogni partita è meglio. E allora io facevo le squadre prima dove giocavo 4-4-2 a due centrocampo, però posso fare pure a tre, non cambia poco, non mi cambia tanto. Però crossiamo tante volte, ma non siamo mai cattivi come lo è stato una volta Lavellino, che è andato lì il centrocampista su un inserimento ha spaccato la porta, quindi bisogna che rivediamo qualcosa, perché così non va bene. Mi assumo io tutte le responsabilità di quello che della prestazione di oggi, quindi i miei ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. Abbiamo fatto un errore su quell'inserimento lì e l'abbiamo pagato a caro prezzo. Detto questo,
Siamo ultimi, dobbiamo alzare la testa, ci dobbiamo rimboccare le maniche, lavorare ancora di più per fare in modo di uscire da questa classifica prima possibile. Mister, ad onore del vero c'è da dire che il primo tempo, insomma, il risultato di 1-0 per l'Avellino, visto l'amore di gioco dell'Avellino, visto anche le conclusioni, 9 tiri in porta, cioè verso la porta. Porta, quanti, la porta, quanti dentro la porta? L'1-0 era pure un po' costretto. Ma quanti tiri in porta ha fatto? 9 tiri. Ma quanti in porta? Quanti in porta? Capito, che significa? Pure noi abbiamo tirato in porta, abbiamo ribattuto, abbiamo fatto... Ha vinto l'Avellino 1-0, più di questo, cosa ti devo dire? Va bene così, no, per voi. Per noi non va bene. La partita uno la vede, ognuno la vede a modo suo. Io non la vedo come lei, quindi andiamo avanti. Mister, mi scusi, considerando la posizione di classifica, prima di questa gara, insomma, abbastanza, diciamo, imbarazzante sia per l'Avellino che per la Ternana. In sostanza possiamo dire che ha vinto chi ha sbagliato di meno e chi ha capitalizzato di più. Ha vinto sicuramente la squadra che il primo tempo è entrato meglio in campo, quindi l'Avellino sicuramente il primo tempo ha meritato di vincere 1-0. Noi siamo riusciti a venire fuori il secondo tempo perché comunque abbiamo giocato, abbiamo creato, non abbiamo mai concluso come dovevamo concludere, perché comunque arriviamo sempre sul fondo e non riusciamo mai a essere cattivi e finalizzare, però che tutto sommato la squadra il secondo tempo ha fatto quello che doveva fare, solo che siamo mancati secondo me di cattiveria sotto porta. Buonasera. Che cosa salva della sua Ternana questa sera e da dove si riparte per cercare di salvare questo campionato? Salvo il secondo tempo, salvo il secondo tempo perché comunque secondo me, ripeto, siamo entrati in campo col piglio giusto, abbiamo cercato di ribaltare la partita, abbiamo messo 4 punti in campo, addirittura arrivato a un certo punto, abbiamo fatto il possibile e il secondo tempo non mi ricordo che l'Avellino abbia più creato nulla, quindi la partita è finita, per quanto mi riguarda, il primo tempo sull'1-0, poi il resto secondo me dobbiamo migliorare su tante cose, dobbiamo migliorare anche sull'approccio alla partita che le ultime due partite secondo me è mancato e si parte a testa bassa a lavorare ancora di più, si vede che tutto quello che facciamo durante la settimana non basta. Il primo sono io, ripeto, il responsabile di tutto, quindi mi prendo responsabilità, il primo sono io a tirare sulla testa e cercare di ripartire prima degli altri. Mister, si sente in discussione? Scusi la domanda. No, io non mi sento in discussione, io sono a posto con la mia coscienza, la classifica chiaramente in questo momento qui non rispecchia assolutamente quello che abbiamo, a parte oggi, non rispecchia assolutamente quello che abbiamo fatto in campo, soprattutto nelle ultime 3 partite prima di questa, però non assolutamente, io sono sereno, sono tranquillo, bisogna valutare anche il lavoro che si fa durante la settimana. Chiaramente abbiamo 2 partite in casa e 2 partite sono obbligatorie vincerle, fare 6 punti, perché sennò la cosa si complica veramente e poi non ne possiamo più uscire. Anche se sembra che siamo ultimi in classifica, però la classifica ancora è corta, quindi con 2 partite, 2 partite, 2 risultati pieni, secondo me riusciamo a riprendere di nuovo la posizione giusta. Devo essere sincero, non credo, devo essere sincero, oggi proprio se avesse sbagliata la partita il primo tempo, non posso credere che tutto quello che è successo, anche perché l'avevo avvertito i miei giocatori, io ho detto che non dobbiamo fare vittimismo su quello che è successo, che dobbiamo guardare avanti e che dobbiamo giocare le partite tutte allo stesso modo, con la stessa cattiveria, con la stessa intensità, quello che è successo è successo, io quello che ho dovuto dire l'ho detto già in passato, quindi... Ripeto, questa partita qui è stata una partita sbagliata, a differenza delle ultime 3 che abbiamo fatto, che erano squadre, secondo me, di un certo livello. Questa era una partita alla nostra portata, perché comunque eravamo nella stessa classifica, ma anche come a livello tecnico credo che l'Avellino sia alla nostra portata. Però loro sono stati più bravi oggi e il primo tempo credo che abbiano vinto la partita.